Visto che giustamente ricordavi che sei il ministro dell'interno, cosa è successo a Bari ieri? Ci sono stati, ho visto che ci sono, secondo alcuni giornali, alcuni siti, ci sono stati dei pestaggi protagonisti degli esponenti di Casa Pound. Non lo so, io da ministro... Se guardi lo smartphone, allora faccio il ministro anch'io. No. Se non lo sai vuol dire da che... Da ministro dell'interno ho la fortuna di non basarmi solo sui giornali... No, ma infatti... ...ma di avere le fonti dirette dalla Polizia di Stato, perché se mi dovessi basare sui giornali quest'estate avrei cercato dei lanciatori di uova fascisti in giro per il Piemonte e avrei sbagliato a cercare dei lanciatori di uova fascisti perché erano dei cretini figli del PD. Però sempre lanciatori di uova verso una nera erano, cioè, No, questi erano. Oh ragazzi, questo è fattualmente vero. Questi erano. Cosa hai detto? Questi lanciavano uova a caso, o meglio a cazzo. Hanno colpito bene, bianchi, hanno neri. Colpito bene. Non è che li dobbiamo salvare perché sono del PD. Ma figurati. Vuoi salvarli perché sono del PD. Se uno pesta un altro essere umano può essere bianco, giallo, nero, rosso, verde. Diciamo la stessa cosa. Il suo posto è la galera. Diciamo che da ministro dell'interno ho il diritto e il dovere di andare oltre quella che è la notizia che alcuni giornali mi danno per capire chi è il colpevole. Sono d'accordo al 100%. E poi la Polizia di Stato ha l'indicazione di punire i colpevoli. Io ti dico la Polizia di Stato perché... Ti faccio l'esempio di alcuni spacciatori che abbiamo beccato grazie al fatto che i nostri ragazzi in divisa rischiano la vita, il fronte giustizia poi spesso te li rimette fuori. Quindi...